meno televisione, più digital nel budget a disposizione per il 2013? Puoi anticiparti se sarà in contrazione? Questo non riesco a anticipartelo, in realtà diversa, a seconda dei progetti, a seconda degli obiettivi. Ripartiamo gli investimenti, sicuramente non cerchiamo di avere più flessibilità rispetto al passato, non ci sono più i business plan dove si decideva che in TV investiamo questo, in digital investiamo quello, sicuramente tutto diventa molto più digital e cerchiamo anche di avere un approccio un po' più flessibile, perché ormai le conversazioni, essendo così mutevoli, sì, sicuramente mi diannuncio, ma anche di fare in modo di alimentare le conversazioni, perché spesso nel momento in cui ti bruci tutti gli investimenti all'inizio e vedi che invece c'è una conversazione che si sta sviluppando, devi anche avere modo di poter avere la flessibilità di alimentare, no? Quelle decisamente, devi poter alimentare il momento in cui c'è un contenuto virale, un contenuto che magari prende una direzione, viene alimentato e vedi che i consumatori in realtà lo stanno, insomma, vengono coinvolti da quell'elemento, magari inizi a investire su quell'elemento e lasci perdere, quindi devi avere un po', secondo me, in questo nuovo approccio anche devi produrre di più, quindi di avere più elementi rispetto al passato dove avevi, no, il tuo TVC e l'outdoor, quindi in questo momento devi avere tanti elementi che poi alcuni di questi falliranno, quindi magari i consumatori non ci interagiranno oppure non li troveranno rilevanti, altri invece saranno quelli che i consumatori fanno vivere, quindi avere un po' quella flessibilità anche di poterli alimentare. Voi poi avete a che fare con un target giovanile, quindi quello che detta le tendenze, e quindi dovete essere particolarmente attenti. Ecco, in questa rivoluzione nella comunicazione che stiamo vivendo, quale deve essere il giusto rapporto con le agenzie di comunicazione che vi seguono? Allora, intanto richiediamo di essere liquidi come il nostro, come quello, l'ambiente che ci circonda, cerchiamo di esserlo anche noi internamente. Il problema è che spesso le agenzie stesse lavorano molto in maniera settoriale, quindi sì, a silos non c'è la liquidità di cui abbiamo bisogno, di cui le idee hanno bisogno per poter vivere in questo ambiente, quindi la spinta a cercare sempre di avere questo approccio, quindi avere persone dai creativi ai planner, gli account, comunque questa visione un po' liquida dell'ambiente, perché una persona che non ha competenze in ambito digitale non è una persona che può lavorare su un progetto di comunicazione per noi in assoluto. E poi la collaborazione, ormai le idee non sono più, cerchiamo di fare in modo che non ci sia più quell'attaccamento alla paternità dell'idea, perché comunque le idee sono liquide in costante evoluzione, quindi spesso anche da un partner arriva un'idea, poi viene amplificata da un altro partner, e quindi deve esserci comunque quella disponibilità alla collaborazione, al dialogo costante. Siamo vicini alla fine dell'intervista, volevo chiederti, visto che tu costituisci una sorta di eccezione, perché sei un manager italiano chiamato ad avere una responsabilità, quella di garantire l'eccellenza nella creatività, nella comunicazione nel continente europeo, Central e Southern. Ecco, puoi farci una sintetica analisi di quelle che sono le realtà paese per paese o area per area in questo senso? In realtà io lavoro su progetti sovranazionali, cioè nel senso comunque progetti che coinvolgono più paesi, quindi la difficoltà per noi è quella di trovare sempre degli insight e delle idee che riescono a viaggiare, quindi non sempre è possibile. Io per esempio ho guidato la campagna degli europei con Santo, e il calcio è una delle piattaforme dove facilmente riesci a viaggiare, che è transnazionale, perché comunque gli insight del calcio, così come gli insight del Natale, sono molto universali. La difficoltà invece è quando vai a lavorare su campagne magari legate ad elementi
più connessi con la cultura dei singoli paesi, quindi magari l'associazione ai pasti, al cibo, dove lì sì ci sono delle grandi differenze da paese a paese. Quindi diciamo, la difficoltà è cercare di lavorare, di trovare delle agenzie, intanto sempre in grado di poter trovare delle idee che non sono specifiche a un territorio, quindi che abbiano una visione un po' paneuropea dei progetti, e l'altra di trovare degli insight che siano rilevanti da una parte ma non specifici a un territorio. Poi ovviamente in ogni paese c'è un team che poi implementa le campagne che sviluppiamo e poi aggiunge quel 10% di localizzazione che poi le rende efficaci al 100%, quel 10 in alcuni casi o può essere quel 30. Quindi per tutti i progetti abbiamo un po' due approcci, abbiamo agenzie che sviluppano idee centrali e abbiamo agenzie che invece le implementano a livello, quindi per la parte di implementazione hai ovviamente bisogno di grossi network, quindi che sono capillari, che riescono ad arrivare dalla Serbia all'Estonia e adattarti tutte le campagne, però quelle singole agenzie non sono magari in grado di sviluppare delle piattaforme paneuropee oppure delle idee creative forti, quindi chiamo di lavorare sempre con questi due elementi, con un'agenzia molto forte a livello strategico e creativo che riesce a trovare queste idee che viaggiano e poi dei network di implementazione e adattamento. Quindi non necessariamente una grande agenzia per trovare la grande idea, ma anche agenzie boutique creative, non so, in questo senso. Una tua valutazione sul panorama delle agenzie italiane qual è? Allora, difficile. Secondo me non, in generale non vedo enormi differenze tra Italia o estero, nel senso che comunque ci sono delle punte d'eccellenza e ci sono invece altre strutture che soffrono. Credo che comunque sia un mercato comunque in grande fibrillazione e cambiamento, perché cercando di, mentre un tempo le agenzie erano quelle che avevano la visione del futuro, adesso invece spesso non sono ancora ancorate a metodi un po' tradizionali. Non credo molto nelle agenzie come brand, diciamo, credo più nelle persone, ma anche una filosofia che abbiamo anche come azienda, quindi cerchiamo di legarci alle persone che valgono e che sappiamo che sanno portare valore aggiunto sia a livello creativo che a livello strategico. Quindi nel momento in cui si spostano da una struttura all'altra, chiaro, la persona che fa la differenza alla fine, più che i grandi network, i grandi nomi, sono sempre la differenza è sempre nelle persone, vale anche nelle aziende ovviamente. Puoi darci dirci quali sono i partner più importanti con cui Coca-Cola lavora a livello europeo? Ne abbiamo troppo. Io ho una visione parziale, perché io in realtà sono responsabile di una delle quattro business unit, poi c'è anche che è quella del sud-est Europa, quindi alcuni dei nostri partner, i nostri partner più importanti con cui lavoriamo, sicuramente c'è McCann, con cui abbiamo creato una struttura per il Central and Southern Europe, parzialmente basata a Milano, ma anche con delle punte d'eccellenza tra Bucarest e altre regioni. Abbiamo lavorato benissimo con Santo, che è sicuramente un'agenzia di world class, abbiamo fatto una bellissima campagna degli europei, poi lavoriamo con JWT Copenhagen per Sprite, per esempio, con un altro progetto europeo che stiamo guidando, quindi son tante. Abbiamo Publicis, abbiamo lavorato con Mojo in passato per Burn, il nostro energy drink, poi Publicis Milano e B-Cube per il Coke & Mill, con cui lavoriamo da un po' di anni, quindi i partner sono tanti, diciamo, cerchiamo di fare in modo di trovare i partner e di far sì che si specializzino su alcuni temi, perché comunque lavorare su un brand come Coca-Cola, ma anche con molti altri nostri brand, non è facile, quindi non siamo clienti, insomma, non cerchiamo di costruire dei rapporti duraturi sui determinati territori o asset.
campagna natalizia l'ha sviluppata McCann Madrid, con cui che da anni sviluppa le campagne di Natale. E quella, come dicevo, siamo separati per diverse business unit che seguono progetti diversi. Quella è guidata dalla Germania, il Natale per tutto il mondo. L'advertising, abbiamo detto, non è più regina degli investimenti, regina della comunicazione, ma le PR nella loro ormai sviluppo, nel loro sviluppo digitale, diventano sempre più importanti. Quali altri canali voi state guardando con un interesse superiore al passato? Oltre all'online, sicuramente lo shopper marketing è l'altro elemento fondamentale, perché comunque in una, molte delle decisioni che vengono, insomma, le decisioni d'acquisto vengono prese direttamente nel punto vendita. Quindi ci stiamo evolvendo per rendere più scientifico l'approccio allo shopper marketing, ed è uno, secondo me, uno dei più evoluti a livello globale. Quindi è fondamentale la parte di comunicazione, lavora su sedimentazione di idee, ma bisogna poi trasformarle in atto d'acquisto nel momento in cui si è nel punto vendita. Quindi lo shopper marketing è sicuramente l'altro pezzo a cui si punta.